Siamo in compagnia negli studi di Web TV di Sarno Notizie di Gaetano Ferrentino, che è vice sindaco del comune di Sarno ed assessore al bilancio, ai tributi ed alla manutenzione. Parleremo un po' a 360 gradi soprattutto di questi assessorati piuttosto complessi sul comune di Sarno, insomma, per quanto riguarda il bilancio, per quanto riguarda la manutenzione, però ci sono delle importanti novità degli ultimi mesi, è stato fatto un bel lavoro su più punti. Partiamo proprio dalla ricognizione di fondi, un lavoro che è partito insomma anche abbastanza da lontano, e parliamo di queste somme che in parte erano addirittura dimenticate e si rischiava anche di perdere. Queste somme recuperate che oggi hanno consentito a Sarno di aprire diversi cantieri di lavoro. Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto che i bilanci dei comuni, tutti i comuni italiani, purtroppo per una serie di fattori economici legati alle particolari condizioni generali strutturali, non hanno la possibilità di investire grosse somme in manutenzioni e soprattutto in opere pubbliche. Quindi, per riuscire a fare qualche cosa, soprattutto nel nostro comune, dove tecnicamente abbiamo molte somme vincolate che non possiamo toccare perché abbiamo la grandissima ipoteca dei risarcimenti frana, dovevamo per forza di cose cercare di captare fondi esterni al bilancio. E da lì poi è partito un po' una ricognizione generale che ho fatto insieme ai tecnici per capire dove poter reperire somme tra virgolette eccezionali, cioè che non sono ordinarie di bilancio, per investire particolarmente su alcuni dei problemi antichi, diciamo così, della nostra città. La De Amicis, il teatro, diciamo forse l'operazione più bella fatta, se è una cosa tecnica, è quella dei fondi della 219, fondi che sono arrivati dopo il terremoto, fermi lì, 4 milioni di euro, che dopo tanti anni, non essendo mobilitati, rischiavamo anche di perdere. Possiamo dire che siamo arrivati proprio sul filo di lana, e con questi fondi abbiamo trovato somme certe per fare opere pubbliche, in particolare la De Amicis per completarla. Cioè adesso noi con la De Amicis viviamo un paradosso: abbiamo i soldi da spendere, però dobbiamo aspettare il progetto. Allora, questa è una soddisfazione personale, perché in passato si avevano i progetti ma non si avevano i soldi, quindi adesso il lavoro toccherà ai tecnici. Con gli stessi fondi abbiamo ricostruito, stiamo ricostruendo il muro di Via Tustolo e la piazza di Lavorate, che era anche un'altra grossa promessa che nel corso degli anni è sempre aleggiata insomma sulla popolazione, appunto diventare quasi una leggenda, si fa o non si fa. Il cantiere è stato inaugurato. La differenza è che la piazza di Lavorate in passato era finanziata con l'avanzo di amministrazione. Molto banalmente, che cos'è l'avanzo di amministrazione? Quello è un potenziale attivo che si può investire, ma ovviamente io comuni italiani della nostra dimensione che abbiano la possibilità effettiva di liquidità per investire somme di questo tipo non ce ne sono. Ecco che allora è partita l'operazione della 219 con i fondi già accreditati, pronti per la spesa. È stato rivisto il progetto per riadeguarlo, perché poi comunque erano passati diversi anni, ovviamente io non sono un ingegnere, ma c'erano delle cose da fare, e siamo riusciti a inaugurare questo cantiere. Dal suo punto di vista, perché questi fondi si perdevano? Volevo completare, perché poi non è solo l'unica ricognizione di fondi esterni, di fondi endogeni. Con l'Arcadis, per esempio, abbiamo trovato i fondi per il Viale Margherita, perché è una via di fuga, e anche quella credo che sia, indipendentemente dalle valutazioni di merito, sia una, come dire, una riparazione storica per una strada che nel 98 fu distrutta dai mezzi di soccorso, finalmente dopo tanti anni riuscire a metterci mano. Abbiamo trovato i fondi per un primo piccolo ampliamento del cimitero, sempre Arcadis, 120.000 euro, non quello grande che è autofinanziato con le istanze dei cittadini. Lì abbiamo per esempio risolto il problema delle tumulazioni, che 7 anni il cimitero è esaurito. Abbiamo fatto una bella cosa, perché poi con questi soldi abbiamo anche abbattuto le barriere architettoniche nel cimitero. Poi sono arrivati fondi per il Viscardi, a breve arriverà il decreto che ci farà fare direttamente a noi la gara,
un milione di euro dal CONI, abbiamo i fondi delle Universiadi. Credo che in questi 4 anni siano arrivati tra ricostruzione e varie operazioni fondi quanto mai prima in questa città. Quando parliamo di bilancio del comune, parliamo di salute delle casse dell'ente. Com'è la salute del comune di Sarno? La soddisfazione di avere certificato che siamo tra i primi 10 comuni della Campania ad avere un bilancio sano. E non è cosa da poco se pensiamo a tutto quello che pende come una spada di Damocle sull'ente, soprattutto in virtù della triste eredità che abbiamo avuto dalla frana, in virtù di questi contenziosi che si stanno sviluppando. Non è facile, lo dicevo prima, reperire somme, ma se un comune asfalta una strada e lo fa con fondi propri, e noi siamo riusciti a farlo al di là insomma dei fondi esogeni, siamo riusciti a farlo anche con risorse nostre programmate, significa che il comune ha capacità di spese, ha capacità di liquidità, cioè ha i soldi effettivi per pagare, e quindi significa che è un indicatore che le casse sono sane. La capacità di spesa di un ente significa che il bilancio è sano. Questo è un fatto positivo perché ci consente anche di programmare, che non è cosa da poco, perché poi le manutenzioni, non quelle di necessità, tipo la buca o insomma quelle imminenti, ma le manutenzioni importanti, quali asfaltare strade, si programmano, e avere la capacità di programmare significa avere la capacità di spesa certa per i prossimi anni. Vorrei semplicemente fare un elenco di strade che sono state asfaltate e che noi abbiamo ereditato, ma ovviamente per tanti fattori, un apparato viario che era deprimente con serie difficoltà. Allora, se noi guardiamo la città da ovest verso est, ci rendiamo conto che abbiamo asfaltato via Fraina, via Pioppazze, via Cappella Vecchia, via Sodano, Corso Vittorio Emanuele, via Saltimatti, via Roma, adesso andremo ad operare su via Piani e parte di via Acquarossa, abbiamo asfaltato la bretella esterna, insomma abbiamo fatto interventi importanti per recuperare alla viabilità l'apparato viario. Ovviamente resta ancora tanto da fare, però non possiamo pretendere di fare il passo più grande della gamba, stiamo cercando di procedere per priorità, abbiamo fatto anche degli interventi tampone su altre strade proprio per evitare questo. Io credo che questa città abbia bisogno proprio di svilupparsi nelle strutture importanti, quindi strade, fogne, e spero che a breve, fine mese, dovrebbe essere visibile anche il cantiere che fin qui ha fatto come dire, dei passaggi tecnici, la pubblica illuminazione, perché noi siamo arrivati a un punto in cui, e non lo dico per scherzare o per ironia, noi abbiamo in molti punti della città delle lampade che sono fuori commercio, quindi è importante anche l'operazione che fra poco si chiuderà per leddizzare tutto il territorio, quindi si parte dalle strutture e spesso quello che può apparire di una semplicità estrema, alla fine nasconde un lavoro enorme, perché anche garantire l'ordinario con condizioni economiche particolari o con una macchina amministrativa che ha bisogno in molti casi di uno scatto verso la modernità, anche questa è una bella impresa. Lo dico da assessore alla manutenzione, mi prendo quotidianamente come dire, tanti rimproveri, perché su un territorio così vasto, 40 km quadrati, c'è sempre qualche cosa da fare, però si lavora, probabilmente fra qualche anno, se riusciamo a programmare le manutenzioni strutturali, i grandi lavori pubblici, avremo meno problemi di manutenzione.